La forza di una serie come quella di Super Mario, vera punta di diamante della lineup Nintendo, consiste nell'aver saputo creare un immaginario vasto e coerente ormai assimilato dalla totalità del pubblico dei videogiocatori. È iniziato tutto quasi per sbaglio, con l'intento di trovare un sostituto a Popeye the Sailor Man, di cui Nintendo non deteneva i diritti d'autore, e da un arcade di successo si è presto passati a un platform che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi. Così, mentre Mario invadeva qualsiasi genere immaginabile, dai giochi di corsi ai titoli educational, passando a sportivi e party game, il suo mondo iniziava a popolarsi di nuovi volti, comprimari nati da esigenze narrative o anche come semplici riempitivi, che però col tempo sono riusciti a ritagliarsi un ruolo di rilievo, diventando anch'essi delle vere e proprie icone. Tutti, ma proprio tutti, hanno avuto il loro momento di gloria. Il fratello ha avuto il suo spin-off horror, la principessa in pericolo è stata protagonista di un platform su DS, l'acerrimo nemico prima ha soffiato il posto a Mario e poi ha dato il via a una serie completamente fuori di testa, il draghetto verde ha avuto modo di raccontare più e più volte la sua storia e accidenti, anche il capitano dei Toad è stato usato come personaggio principale di un puzzle game. Eppure c'è un personaggio che, nonostante le incessanti richieste del pubblico, non è stato mai messo sotto i riflettori che probabilmente si meritava. Io sono il Poro Michele e in questo video vi parlerò di Waluigi, vero unico poraccio del Regno dei Funghi e dell'unica volta in cui, sì, fu protagonista, ma di uno scandalo. Iniziamo! Waluigi, fratello di Wario e controparte negativa di Luigi, è da sempre stato un riempitivo. Nato per occupare l'ultimo slot libero di Mario Tennis su Nintendo 64, la sua carriera non è mai decollata ed è da sempre rimasto relegato al ruolo di spalla del ben più sfruttato fratello, non apparendo mai in un titolo della serie principale di Super Mario. Per quanto il pubblico chieda incessantemente che venga resa giustizia allo spilungone viola, Nintendo non ha mai mollato la presa, riconoscendo a stento l'esistenza del personaggio. Cercando di capire se ci fosse una ragione precisa dietro a questo apparente odio, ho trovato forse la motivazione che ha negato definitivamente a Waluigi qualsiasi possibilità di ricevere un ruolo da protagonista, uno scandalo involontario che ha rappresentato il proverbiale ultimo chiodo nella bara della sua carriera. È il 2015 e siamo in piena era Wii U. La comunicazione non è certo il punto forte di Nintendo, che in quegli anni faticava parecchio a promuovere i suoi prodotti. Nonostante questo, i social media manager della grande N ci provavano in tutti i modi a coinvolgere il pubblico tramite dei post il cui stile ricorda molto le pubblicazioni di questi giorni. Se oggi basta una foto di Mario senza capezzoli per far partire le speculazioni su un possibile remake di Super Mario Sunshine, 5 anni fa le cose erano ben più complicate e bisognava utilizzare molta più inventiva per coinvolgere il pubblico. Ecco quindi che il 22 aprile arriva il colpo di genio. Su Twitter, Nintendo of America pubblica una foto già di per sé abbastanza inquietante, un non proprio fotogenico peluche di Waluigi in sella a un estasiato torcibruco. E se pensate che l'immagine basti avanzi per rimuovere seduta stante Waluigi dall'intera storia dei videogiochi, è la didascalia a creare un vero casino. A prima vista è un invito a commentare abbastanza innocuo. Rispondi "Wah!" per il mercoledì Waluigi o rispondi "Fiorellino" per il mercoledì torcibruco. Peccato che un errore di battitura trasformava il post infrasettimanale in una gaffe clamorosa. Invece di chiamare il torcibruco con il suo nome inglese, ovvero Wiggler, dimenticandosi la lettera L, Nintendo of America se ne uscì con un insulto razziale di una certa pesantezza. La parola con la W è un po' il corrispettivo di colore inverso della N-word, un vero tabù nella società nordamericana, ed indica sostanzialmente in termini dispregiativi una persona bianca che cerca di emulare o acquisire comportamenti culturali attribuiti alle persone di colore. Inutile dire che questo scivolone creò un bel casino, costringendo Nintendo prima a cancellare il tweet e poi a chiedere ufficialmente scusa con un simpatico "ops". Ma intanto di Waluigi erano scomparse le tracce. O almeno ufficialmente, visto che tutti quanti erano riusciti a fare lo screen del post, trasformando ancora una volta il martire viola in una fonte inesauribile di meme e anche in un trending topic abbastanza imbarazzante. Insomma, ci sono personaggi il cui destino è segnato per sempre, e non per causa loro.
Se Porygon verrà ricordato come il Pokémon che ha fatto ricoverare mezza gioventù giapponese con un attacco super efficace, così un errore di battitura ha rovinato il momento di gloria di Waluigi. Ironicamente poi la causa è proprio una lettera, quella L che indica l'odiato doppio, un simbolo che rappresenta una sliding door all'interno della storia del personaggio. Chissà, magari senza questo scandalo il terzo mercoledì del mese di aprile di ogni anno sarebbe diventato la giornata del mercoledì Waluigi, una festa celebrata in tutto il mondo, e al posto di Steve su Smash, Sakurai avrebbe annunciato l'arrivo di Waluigi, creando un casino tale da mandare in crash i server di Twitter, Facebook e Instagram, tutti insieme. Purtroppo la storia non è andata così. E se in molti continuano a sperare di poter giocare un giorno Waluigi World, realisticamente dobbiamo accontentarci di un personaggio che, nonostante il rancore e la cattiveria che lo contraddistinguono, è sempre pronto a occupare la seconda fila, il posto che nessuno vorrebbe. In un mondo di figure positive e personaggi stereotipati, Waluigi è il protagonista che i fan meritano, ma non quello di cui hanno bisogno adesso.